per capire come cambia la matrice, se passiamo da delle basi qua sarebbe opportuno pure le coordinate chiamare alfa prima e beta prima, no? A, quindi qua è alfa prima per alfa prima, no? Per capire che la matrice A prima è collegata ad A da queste, in questo modo, bisogna sviluppare questo concetto di matrice di passaggio. Io non conosco dei modi veloci, cioè ne conosco solo uno, però di modi veloci per introdurre questo concetto di matrice di passaggio. Però questo modo veloce fa riferimento a una notazione che non è standard. Allora, cominciamo a ragionare in uno spazio V. V è uno spazio di dimensione n. Allora, c'è una base B, questa è V1 uguale n. E ho una base B'V uguale V'1 V'n. Allora, lo stesso vettore generico V di V grande, V si scriverà come alfa 1 V1 più alfa n Vn, ma si potrà scrivere anche come alfa primo 1 V1 più alfa primo n Vn. Ok? Ma come al solito V'1, allora l'idea è quella di sostituire, come abbiamo fatto in precedenza, sostituire V'1 V'n. Ok? Allora, stavolta V'1 sarà C11 V1 più vediamo come mi conviene mettere sì. Più C1N Vn. Ok? Metto dei numeri, chiamo C perché non c'entra niente con la matrice. Qua stiamo ragionando. V'n sarà Cn1 V1 più Cnn Vn. Stavolta la matrice C è una matrice, la matrice C non la chiamiamo C, la chiamiamo N. La matrice N è la matrice C11 C1N Cn1 Cn. È una matrice quadrata. Allora, andiamo a sostituire questo qua dentro. Qua dentro. Quindi qua mi viene V è uguale ad alfa primo 1 C11 1 più alfa primo 1 C1n Vn. Più
alfa primo 2 c 2 1 1 più alfa primo n c 2 n vn. Allora questo sarà più di più alfa primo n c n 1 1 più qua è alfa primo 2 alfa primo n c n n. Allora, se ci fate caso, se adesso la rileggo per colonne, vedete, la somma di questi coefficienti deve fare alfa 1, cioè alfa 1 deve essere C11 alfa primo 1 più C21 alfa primo 2 sì più e allora poi i coefficienti li devo mettere al contrario vediamo se ho scritto bene. Alfa primo 2 più C N 1 alfa primo N. Questa roba qui però lo fa il contrario. Allora, scritto così, e come ho fissato io i numeri, C, qua è 1, N, alfa primo 1, più C, N, N, alfa primo 1. Quindi, vediamo. Qua è il vettore alfa a sinistra. Questo non è altro che la matrice n per alfa primo. Vediamo un po'. Perché se lo guardo in termini di vettori, qui cosa c'è scritto? C'è scritto alfa primo 1 per la prima riga di n, per la prima colonna di n, più alfa primo 2 per la seconda colonna di n. Quindi se andate a fare il prodotto riga per colonna ottenete questa esattamente ottenete questa relazione qua. Benissimo, no allora è tutto giusto. Allora guardate che succede se io cambio base. Allora io avevo un'applicazione lineare qui c'avevo V, anzi come al solito VT
piccolo che apparteneva a V grande. Qua avevo F, qua avevo F di V. Qui avevo una base B e qua c'avevo le coordinate alfa. Queste coordinate alfa corrispondevano, poi mi venivano mandate in A per alfa a alfa, che erano le coordinate beta, che erano le coordinate di F di V rispetto alla base, a una certa base dello spazio V. Ok? Adesso noi abbiamo fatto il ragionamento solo su V e cambiamo la base solo su V. Se cambio base e uso la base B' di V, qui ci avrò alfa primo, ma alfa primo non è altro che n. Io so allora che la matrice n sia invertibile, lo dimostriamo dopo, per adesso prendetelo per buono. Allora qua io so che alfa è uguale ad n alfa primo. Questo lo so perché ho fatto il conto sotto. Ok? Quindi, se voglio ottenere beta partendo da alfa primo, non devo moltiplicare per A, ma devo moltiplicare, se faccio A per n per alfa primo, questo mi verrà A per alfa, ed A per alfa so che faceva beta. Ok? Quindi se io invece di mettere BV, la base B sullo spazio V, ci metto la base B', e qua ci metto alfa primo, la matrice per cui devo moltiplicare è AN, se voglio ottenere sempre beta. Perché moltiplico per n e ottengo alfa, moltiplico per A e ottengo A per alfa, che faceva beta. Quindi quando ho cambiato base, passando dalla base B alla base B', non ottengo altro che il diagramma rimane sempre commutativo, però alla matrice A devo sostituire la matrice A per n. Questo ho fatto spazio, quindi lo posso scrivere anche un po' più a destra adesso. Qua ci metto. La base di primo V e qua ci metto alfa primo e qua ci metto A in alfa primo, che faceva bene. La matrice N si chiama la matrice di passaggio dalla vecchia alla nuova base. E che cos'è, da che cosa è costituita? È costituita scusate un attimo, qua ho sbagliato a scrivere. Qua ho sbagliato a scrivere. No. Vediamo un po'. No, è giusto. Quindi in questa matrice cosa ci stanno? Ci stanno le coordinate dei vettori della nuova base rispetto alla base vecchia. Però io continuo a impicciarmi perché io mi ricordo, la memoria mi dice o mi sono impicciato nello scrivere o si è impicciato la mia memoria. Mi ricordo che le coordinate vanno messe per colonne e non per righe. Ok? Allora, vedete, le coordinate di V'1 qua le ho messe come? Riga.
però io mi ricordo che vanno messe per colonna. Adesso fatemelo controllare un attimo, perché così sembrava funzionare, però può essere pure che mi sono impicciolato nel fare il conto. Allora, sostituendo, pare che funziona tutto. In effetti adesso facciamo un esercizio, perché così si vede subito se, ok, questo o che succede invece se cambio base qua. Se cambio base qua, uso una nuova base beta primo v doppio, lo stesso vettore corrisponderà a delle coordinate beta primo, ma beta primo m per beta primo, dove m sarà la matrice di passaggio su v doppio, sarà uguale a beta. Ma quindi beta primo a chi sarà uguale? M è invertibile, ve lo dico io, mo vediamo anche perché, sarà uguale a m-1 per beta. E allora se volete non beta ma beta primo, dovete moltiplicare beta a sinistra per m-1. Quindi qui è esattamente come moltiplicare m-1 a per n per alfa primo e mi dà beta primo. Allora questo mi dava alfa, a per alfa mi dava beta, m meno 1 per beta mi dà beta primo. A questo punto tolgo questo e ho cambiato base sia a sinistra che a destra. Che le matrici siano invertibili è una banalità. Perché sono invertibili? Perché come io ho cambiato la relazione che c'è tra le coordinate, è chiaro che deve essere una relazione invertibile, cioè io dalle coordinate vecchie devo fare le coordinate nuove, ma se un vettore c'aveva le coordinate rispetto alla base nuova ci devo cioè esiste la matrice di passaggio dalla base vecchia a quella nuova, ma esiste anche la matrice di passaggio dalla base nuova a quella vecchia. E chiaramente le due matrici devono essere l'una all'inversa dell'altra, perché se io cambio coordinate rispetto dalla base vecchia passo a quella nuova, ricambio coordinate ripasso a quella vecchia, è chiaro che le coordinate mi vengono le stesse di prima. Quindi è chiaro che le due matrici di passaggio dalla vecchia base alla nuova base e viceversa devono essere l'una all'inversa dell'altra, e quindi in particolare devono essere invertibili. Ok? Quindi se m è la matrice di passaggio dalle vedete, da m per beta primo fa beta, allora beta primo deve fare m meno 1 per beta. Ok. Quindi quella che viene definita come matrice di passaggio è la matrice che se la moltiplico per le coordinate nuove mi fa uscire le coordinate vecchie. Ok? Almeno. Anche qua può essere che mi impiccio rispetto a... però insomma è quella che va messa senza l'inversa a destra e con l'inverso a sinistra. Ok, facciamo un esercizio e si capisce meglio. Allora,
vediamo quanto tempo abbiamo, perché dal tempo dipende se lo devo fare 2x2 o 3x3. Allora, abbiamo una mezz'ora, forse ce la facciamo anche a fare, facciamo 2x2 che è meglio. Allora, prendiamo in R2, prendiamo una base 1 uguale 1 1, U2 uguale meno 1 2. Questa è la base. Poi, allora, qua abbiamo V, qui abbiamo F di V, qui abbiamo alfa, scusate, V corrisponde alfa, qua abbiamo A per alfa, beta, che corrisponde a F di V. Siccome ogni matrice corrisponde a un'applicazione lineare, qua invece di fissare l'applicazione lineare, che dovrei definire in maniera più complicata, fisso la matrice. Mettiamo che la matrice, allora aspettate, devo fissare anche la base in F di V, lo prendiamo ancora in R, no, prendiamolo in R3. Quindi prendendolo in R3 dobbiamo fissare una base così nello spazio di arrivo. Allora qua mettiamo 1, 1, 0, W2, 1, 0, 1, W3, 1, 1. Okay. Questi due sono indipendenti, questo non è la somma di questi, quindi, cioè qua è la somma, qua no, e quindi sono indipendenti. La matrice A la fissiamo come ci pare. Questa deve andare da R2 a R3, quindi deve essere una matrice 3x2. Allora mettiamo 1, 1, meno 1, 1, 2, ok? Mi deve, le coordinate saranno un vettore di R2. Beh, da un vettore di R2 me lo deve far diventare un vettore di R3. Ok. Quindi queste sono, questa è la base BV. Questa è la base BW e questa è la matrice A. Allora, per esempio, allora, questo che vuol dire? Vuol dire che F di V1, F di V1 deve fare W1 meno W2 più 2W3. E poi che F di V2 deve fare W1 più W2. Quello vuol dire che la matrice A è quella, ok? Adesso per esempio F, prendiamo il vettore E con 1. Se io voglio ottenere il vettore 1, 0, che devo fare? E con 1
è uguale, ne faccio uno giusto per vedere la cosa dura. Allora, e con 1 è il vettore 1, 0. Ma il vettore 1, 0, per ottenere 0, questo lo devo moltiplicare per meno 2 e sommarlo a questo. Però se lo moltiplico per meno 2, viene, sopra viene meno 3 e sotto viene 0. Quindi viene 2 terzi 1 meno 1 terzo 1. Fate questo per 2 terzi e questo per meno 1 terzo. Sommate, qua viene 2 terzi più 1 terzo che fa 1. Qua viene 2 terzi meno 2 terzi che fa 0. Quindi f di E1 deve fare 2 terzi doppio 2 terzi f di 1 meno 1 terzo f di 2, cioè deve fare, andando a sostituire, 2 terzi w1 meno 2 terzi w1 più 4 terzi w3 meno 1 terzo w1 meno 1 terzo w2 meno 1 terzo. Facendo la somma viene 2W1 meno W2 più W3. Adesso provate, fate A per, abbiamo detto 2 terzi e 1 terzo. Allora fate 2 terzi più 1 terzo fa 1, poi meno 2 terzi a quale a meno 1 terzo, scusa. Allora qua ho sbagliato perché qua è 1 terzo, allora qua viene 1 terzo, meno 2 terzi meno 1 terzo fa meno 1, 4 terzi meno 1 terzo fa 1. E un terzo, no. E tu. Allora, cambiamo base in partenza. Lasciamo, cerchiamo di non cancellare niente, perché sennò. Allora, cambiare base in partenza. Allora prendiamo una nuova base. Primo 1 uguale mettiamo 2v1 più v2 e primo 2 uguale v1 meno v1. Allora questo qua, se ci fate caso, è due volte questo più questo, qua viene 1, qua viene 4. E qua viene questo meno questo, quindi viene 2 meno 1. Allora, questo più questo, due volte questo più questo fa 1 e 4, questo meno questo fa 2 e meno 1. Allora, se andate a fare i conti, e con 1 è 1, 0. Adesso esprimiamolo
con rispetto alla nuova base. Questo è, allora, se qua moltiplico per 4 e sommo, sopra mi viene 6 e sotto mi viene 0, quindi questo è un sesto, un primo 1 più 4 sesti più 2 terzi. Adesso aprimo noi avevamo detto che veniva A per N, ma A era la matrice di prima, ok? E come N avevamo preso questa matrice qua, cioè la matrice 2, 1, 1 meno 1. Andiamo a fare i conti. Qua mi viene 3, 0, poi mi viene 1, meno 2, e se non ho sbagliato a fare i conti, mi viene 5, 1. Adesso proviamo a moltiplicare e con 1 era lo stesso vettore di prima, sì. Allora, facciamo questa nuova matrice moltiplicata per un sesto, due terzi. Vediamo se mi vengono le stesse coordinate di prima, vuol dire che ho fatto bene. Se non mi vengono, vuol dire che ho sbagliato. 3 per un sesto fa, allora, un sesto no qua è un terzo, no, un sesto. Allora, è un sesto. Allora, quando ho moltiplicato questo per 4 e ho sommato, 4 per 2 fa 8, quindi questo è un nono, più 4 noni, ok? Quindi qua è un nono e 4 noni. Vediamo un po'. Allora, sotto viene 4 noni meno 4 noni fa 0, sopra viene un nono più 8 noni che fa 1. Quindi ho sbagliato solo questo. Il resto fino a mo' è corretto. Ma vediamo se ci troviamo. Allora, 3 per un nono fa un terzo. Poi qua viene un nono. Vediamo un po' se sì. E qua viene meno 1, quindi meno un nono meno 8 noni fa meno 1, e poi viene 5 noni più 4 noni che fa, e vedete che viene la stessa cosa. Quindi ricordavo male, il resto, quello che ho fatto stamattina è tutto ora. Cioè nella matrice N ci devo mettere quella che quando allora la matrice N è quella che devo mettere a destra di A quando cambio base, nello spazio di partenza. Ok? Quando cambio base nello spazio di partenza, al posto di A ci devo mettere A' uguale A per N. Se cambio base nello spazio di primo, poi ci devo mettere M, devo moltiplicare la matrice A' sarà quella di prima moltiplicata a sinistra per M a meno 1. Ok? E quando questa matrice qui N, come si ottiene? Si ottiene scrivendo nella matrice le coordinate dei vettori della nuova base
rispetto ai vettori della vecchia, però scrivendole per righe. Ok? Oh, abbiamo fatto il conto, a meno che non abbia fatto degli errori che si sono cancellati. Non ho preso. Vedete? Comunque, per non impicciarsi, ma adesso facciamo il conto anche, qua abbiamo cambiato base solo sullo spazio di partenza, è chiaro, posso farlo anche sullo spazio di arrivo, però a parte che è un po' più lungo, perché lo spazio di arrivo è R3, quindi cioè, dovrei mettere la matrice 3x3, poi dovrei fare l'inversa, oppure invece di fare l'inversa scrivo direttamente le coordinate dei vettori della vecchia base rispetto a quella della nuova base, no? E come fare l'inversa, la stessa cosa. C'è un modo per avere questa ricavare la stessa notazione in una, diciamo la stessa cosa in un altro modo, però richiede una notazione non standard, ci sta su qualche libro di algebra lineare, ma non su tutti. Allora, noi come abbiamo scritto la matrice di passaggio? Vi ricordate? Abbiamo scritto V'1, abbiamo scritto C11 V1 più C1N Vn. Poi V'N abbiamo scritto CN1 V1 più CNN Vn. Ok? Questo è come se io avessi, immaginate queste come se fossero delle coordinate, non lo so delle coordinate, sono dei vettori, però è come se avessi la base V' uguale n per V. Non è una notazione standard, ripeto, perché questi sono vettori stavolta, non sono coordinate. Però se io faccio la moltiplicazione n per v, v1 si scontra sempre con la prima colonna di n e così via. No, neanche. È il contrario. È v' trasposto è uguale a se qua ci metto devo fare V e il trasposto di N. Se no non era vero. Allora, vediamo un po'. Qua cosa c'è? V'1 mi viene a V1 si deve scontrare con C11 più V2 si deve scontrare con il secondo elemento della prima colonna di qua, ma la prima colonna di qua è il trasposto di N, quindi viene C12 e così via. Quindi più Vn C1n, che è quello che ho scritto qua sopra. Quindi è così, questa notazione qua. Quindi così è preso. Però, allora, io cosa sapevo? Sapevo che, scusate, questa sono le basi, no? Adesso prendiamo un vettore generico U, lo devo chiamare U perché ormai le basi le ho chiamate V e V', quindi la lettera V non ce l'ho più. Allora, U, io come lo posso scrivere? Come V'1 alfa 1 più alfa primo 1 più V'n alfa primo n.
Questo vettore generico lo posso scrivere cioè come V' messo per riga, come se fosse un prodotto rigo per colonne con le coordinate alfa' messe per colonne. Che vedete, quando vado a fare i prodotti e le somme, V'1 si scontra con alfa'1 più V'2 alfa'2, eccetera. Adesso andiamo a sostituire. Allora, io avevo alfa era, andiamo a sostituire, qua mi viene V per trasposto di N per alfa primo. Quindi troverei la relazione che non mi fate impicciare, la relazione che c'avevo prima era alfa uguale N alfa primo. Perché adesso mi trovo esattamente con alfa uguale trasposto di n per alfa primo. Quindi scriverlo in quest'altra forma. Alfa uguale n alfa primo. Perché vedete, questo deve essere V per alfa. E questo va d'accordo con la mia memoria, cioè che le coordinate devono essere messe lungo allora la prima matrice era questa qui, probabilmente mi sono impicciato soltanto quando vado a fare il V'1, qua è V1, C1'1, poi qua deve venire V2 per C, come l'ho scritto io deve venire, qua dovrebbe venire C2'1, qui se ci metto N, e allora qua ci deve stare la trasposta di N, quindi le coordinate dei vettori della nuova base devono essere messe per colonne. Mo non riesco però a vedere dove mi sono impicciato prima, perché abbiamo fatto pure l'esercizio e tutto. Da qualche parte mi sono impicciato. Ok? Se 5 minuti ci provo, poi se non ci riesco lo controllate a casa, però da qualche parte mi dovessi impicciare. Perché questo mi sembra che funzioni. Allora, vediamo un po', partiamo dall'esercizio. Io cosa ho fatto? Fino a qui avevo semplicemente verificato che la matrice A corrispondeva a questa applicazione qua, ok? Poi avevo cambiato base, avevo preso la base V'1, me la dettate perché l'ho cancellata, ah no, sta là, 2V1 più V2, V'2 uguale V1 meno V2. Ok. Bene, allora. Ah, vabbè, grazie. Perché ho sbagliato? Perché l'esercizio non ha rivelato l'errore. Perché la matrice è
matrice com'è? È simmetrica. Allora, essendo simmetrica, non me ne accorgo se metto la trasposta. Allora, proviamo a fare qua ci mettiamo 2v1 meno v2, ok? Allora, se ci mettiamo 2v1 meno v2, qua mi viene 3 e qua mi viene 0, ok? Allora, e con 1 è uguale a 1/3 v'1. Quindi stavolta le coordinate qua ci devo mettere qua deve venire 1/3 meno 1 e 1, qua ci devo mettere 1/3 e 0. La matrice A era l'unica cosa che non dovevo cancellare, ho cancellato, era, se me la ridettate un attimo, A com'era? Qua era 1, 1, 1, se non sbaglio. Sì, qua. 1, meno 1, meno 1, 1, meno 1, 2. Qua era 1, meno 1 e 2. Giusto? Sì, sì. Questa era A. Allora, adesso, se ci devo mettere, mettiamoci direttamente la trasposta di... la trasposta, quindi qua devo mettere 2 meno 1, devo mettere qua 1, lo devo mettere qua e meno 1 lo devo mettere qua. Allora, qua mi viene 1, 0, poi mi viene meno 3 meno 2 e poi mi viene 3 e 1. Allora, andiamo a mettere questa matrice qua, questo così. E vedete che se vado a moltiplicare per 1/3 0 torna. Ok? Viceversa, se facevo il contrario, cioè se mettevo la matrice n, non la matrice trasposta di n, allora qui non mi veniva questa matrice qua, mi sarebbe venuta 3, 0, poi mi sarebbe venuto meno 1, 0, e poi mi sarebbe venuto 5, meno 3. E quando andavo a mettere questo, diciamo, al posto di questa qui, non funzionava per niente. Vedete? Allora, quindi quella che ho chiamato n non è la matrice di passaggio, è la matrice trasposta. La matrice di passaggio. Cioè, la matrice di passaggio... Allora, definizione. Scrivetelo a parole e poi lo... La matrice di passaggio è la matrice... Questa è una definizione, quindi non c'è niente da capire. Che ha per colonne le coordinate dei vettori della nuova base rispetto ai vettori della vecchia base. Quindi l'errore, diciamo, in formula, quando abbiamo scritto v'1, v'1 deve essere c11v1 più c21v2 più cn1vn. V'n deve essere c1nv1 più c2nv2 più cnnvn. Cioè, quando sono andato a sostituire (ride)
Quando sono andato a sostituire, se usate questa relazione qua, a un certo punto andate dove ho fatto le sostituzioni, no? Quando ho scritto per la prima volta queste relazioni, ho fatto le sostituzioni, a un certo punto là dentro ci deve essere un errore. E l'errore si corregge sostituendo quelle vecchie relazioni con queste qua. Ok? Quindi aveva ragione la memoria. Non è... Allora, quindi la matrice di passaggio è la matrice che ha per colonne, ricordiate i nuovi vettori rispetto a vettori della nuova base rispetto alla base vecchia, e tra le coordinate deve valere quella relazione, cioè alfa uguale n alfa primo. Ok? Cioè le coordinate rispetto alla vecchia base sono date dalla matrice di passaggio per le coordinate rispetto alla nuova base. E va bene. Quando cambio base nello spazio di partenza, la matrice A mi diventa A per N a destra. Quando cambio base nello spazio di arrivo, la matrice A deve essere moltiplicata per M a meno 1 a sinistra, dove M è la matrice di passaggio nello spazio di arrivo. In ogni caso, ho fatto vedere come, se posso cambiare la base in maniera indipendente nello spazio di partenza e nello spazio di arrivo, posso sempre arrivare a una matrice che ha un pezzo diagonale di rango K, tutti uni, e poi c'è tutti zeri. Il problema sarà adesso invece riguarderà gli endomorfismi. Gli endomorfismi saranno le applicazioni lineari da uno spazio in sé. In quel caso la matrice A sarà quadrata, la matrice, la base dello spazio di partenza si prende, fatemi scrivere solo questa cosa, vediamo se c'ho, sono 3 minuti. Poi giusto per lasciare un aggancio per per lunedì prossimo. Allora, la situazione stavolta sarà questa qui. Io avrò V, V piccolo appartiene a V grande, ho la mia F, ho F di V appartiene a V grande, V piccolo corrisponde ad A, ad alfa, alfa lo moltiplico per A e corrisponde alla coordinata di F di V. E il tutto è per una base P. Adesso se questa base mi diventa B', io voglio usare B', una nuova base con M la matrice di passaggio. Allora, se quando passo da B a B', cosa cambierà qua? Cosa ci devo mettere qua? M a meno 1 a M. Perché stavolta ho cambiato base, lo spazio di arrivo è moltiplico a destra per M, e lo spazio di partenza è moltiplico a destra per M, e lo spazio di arrivo è moltiplico a sinistra per M a meno 1. Allora, l'idea qual è adesso? Trovare una base che mi renda il tutto il più semplice possibile. Però non è, per farvi capire che non è possibile sempre ottenere matrici particolarmente semplici, pensate di partire, supponiamo che A era questa matrice qua, ok? Allora, questa è una matrice triangolare. Una volta che la matrice è triangolare, i numeri sulla diagonale, se fate m a meno 1 a m, dimostreremo che i numeri sulla diagonale devono essere gli stessi.
supponiamo che venga una matrice, questo è un assurdo, se, supponiamo che volete che venga una matrice diagonale, allora dovreste avere che m-1am, se i numeri sulla diagonale devono essere gli stessi, questi sono 1 e 1, quindi devono rimanere 1 e 1. Ma questo è un assurdo, perché se portate dall'altra parte significherebbe che A, questa è la matrice identica, sarebbe m per i per m meno 1, moltiplicando a sinistra per m e a destra per m meno 1, ma questo fa i, e A non è i, quindi questo è assurdo. Quindi se voglio passare da una matrice all'altra con questa regola di similitudine, queste matrici si chiameranno simili tra loro, non potrò mai ottenere da questa matrice, partendo da questa matrice, se sono vincolato a cambiare base nello spazio di partenza e lo spazio di arrivo nello stesso modo, non potrò mai ottenere una matrice diagonale. Quindi, mentre se posso cambiare spazio di partenza e spazio di arrivo in maniera indipendente, posso ottenere una matrice diagonale, o almeno che c'è un pezzo diagonale e poi tutti zeri, perché poi quella non è matrice quadrata, quella matrice in generale è rettangolare, perciò un pezzetto k uni sulla diagonale principale e poi tutti zeri. Qua invece, se parto da questa matrice qua, non esiste nessuna matrice m tale che m-1 a m sia diagonale, perché se fosse diagonale dovrebbe essere così, ma se fosse così allora A dovrebbe essere diagonale in partenza, e questo non è. Allora, diciamo, l'idea sarà proprio, diciamo, lunedì ripartiamo da qua, abbiamo diamo il concetto di similitudine. Allora, tra le matrici simili ad A, qual è quella più semplice possibile? Come si può fare per ottenerla? Allora, vedremo che in generale sarà molto difficile ottenere, diciamo, la forma più semplice possibile. La risposta a questo sarebbe la, diciamo, la forma canonica di Jordan, che però non faremo. Però in determinati casi particolari, per esempio, riusciremo a rendere la matrice diagonale, in altri casi riusciremo comunque a rendere la matrice triangolare superiore, quello lo possiamo sempre fare. Anzi, triangolare superiore lo possiamo fare pure con delle restrizioni. Questo sarà un argomento che ci porterà via almeno due lezioni, se non tre, perché poi sarà fondamentale questo argomento per capire bene le coniche. Ok.